And today we are testing a new feature that I make in my OBS and on my stream. So let's get out. Let's check if all okay and we can play. Oh, she's just another girl I won't remember. Okay. Baby, I swear it's superb. You should've known that love was never a part of the package. Bad girls tend to think that they can get what they want, oh. This is just a test for verify this. Check the volume. That's my bad. Baby, I swear. You should've known that love was never a part of the package. Bad girls tend to think that they can get what they want, oh, whenever they want, oh. Bad girls tend to think that they don't care what it costs, so we'll buy the lie. Bad girls, they have it all figured out. Oh Lord, Jesse made another one. On I'm in another plane trying to catch a bagel. I'm in another state trying to find some drink. Okay, let's try. Let's try this new setup, audio setup, and okay. Blowing this money away, calling that shit pay though. Money in a way, you know what I came for. Niggas sign a little dumb, must be zone. Indie in the end zone, going long. If you geek, you sing along, it's going on. Two footballs can't fumble though, no overdose. My niggas taking knees, no John Wall, bitch. Nah, came from trap, on some small shit. It's a lifestyle. Straight from the dirt and need to run now. I can't walk, can't talk on some other shit. Flowing in this Porsche, crying in this bitch a mothership. I done killed my cup, I need another sip. Playing dirty, bitch, fuck around and get some money hit. I'm in another plane trying to catch a bangle. I'm in another state trying to find some drink. Blowing this money away, calling that shit paid up. Money in a way, you know what I came for. I done did it, they that count fast. Nigga, I sit around, only count a million off this shit. Find out. Nigga, ayy, ayy, I'm playing on these poker drinks, get away.
storia e basta, non vogliamo altro. Quindi non capisco adesso perché sta facendo lo stronzo sto coso. Ci ha dato tutti e due gli indicatori. Non capisco, vabbè, torniamo. Buongiorno. Fai un giro di prova e poi vediamo tutto. Problem. As always, we have. Recollection faded, I ain't seen these faces. They around, I keep them in their place. I'd have been alone. La traiettoria non si leva, non sappiamo come mai. L'abbiamo tolta. Stay down and I kept my patience. Non si capisce il motivo. Saying we each other patience. Solid revolutions like we Haitian. Young, go get a game of facing. I can never choke, that's for my flow. I'm a flow, nigga got it all dimension. Ah beh, ho capito, questo fa parte dell'aggiornamento. Quindi hanno cambiato, ok. Hanno messo, vabbè. Go back, I've been feeling fine. Tell me how to find, hoping for my vibe. Go black, tell me how to find. Tell me how to find. Stiamo ascoltando questa nuova playlist, volevo vedere un po' questa playlist di Spotify, cambiare un po' di musica. Noi abbiamo la nostra playlist normale, insomma, scaricata da YouTube, però non tutti i brani purtroppo sembrano compatibili, quindi volevo provare un po' a vedere se effettivamente con questa playlist di Spotify per Twitch non ha problemi oppure no. Lo potremo vedere. Vedete che hanno implementato la traiettoria parziale, mentre prima c'era o la traiettoria totale o nulla, adesso è una traiettoria parziale. Vabbè, comunque andremo a vedere che devo dire. Lo usiamo per un po', poi in gara lo togliamo perché è invasivo. Madonna, in modo ingestibile. Certo, vorrei. Like you've been showing me all of the things I couldn't have seen on my own. That's why I'll buy you whatever you want. Gucci, Gabbana, the Louis Vuitton. That's my little baby, she know what I'm on. That's my little baby, she know what I'm on. Sometimes it feels like I cannot do wrong. All these different girls, they think it's they song. I put a bad bitch in the friend zone. That's how much I believe in our love. Like when you act up, but I know that you saw. I know you love when I beat it up. Was a savage for a man. Traveling over the seas, nobody could love me the way that you hit me up. You was just older than me, but that was okay because I could just keep it up. I move fast, but you always was keeping that.
Ignore red flags, this day was just creeping up. This isn't coming for me, the way that you would sweep me up. All my feet, like you want all of me, all of me. Want all of my heart, I might give it up. Just promise me you will not rip it up. Cause I have been hurting them love games before. I don't wanna play them no more. I don't want to play anymore. Traveling over the seas, nobody can love me the way that you hit me up. He was just older than me, but that was okay because I could just keep it up. I move fast, but you always was keeping up. Ignore red flags, they was just creeping up. This isn't coming for me, the way that you would sweep me up. All my feet, like you want all of me, all of me. Want all of my heart, I might give it up. Just promise me you will not rip it up. Cause I have been hurting them love games before. I don't wanna play them no more. Pilota e meccanici sembrano discutere animatamente sull'assetto della moto. Forse sono vicini ad una soluzione per guadagnare tempo in qualche altro punto della pista. Giro pulito, così possiamo sbloccare anche l'obiettivo. Riusciamo? Il gioco l'hanno migliorato o peggiorato, staremo a vedere. Purtroppo c'è stato questo aggiornamento abbastanza massivo. Pure abbiamo aggiornato il nostro OBS, quindi vedrete in basso a sinistra il nome delle tracce che stiamo ascoltando. Poi eventualmente metteremo anche l'equalizzatore video, però non vorrei renderla troppo invasiva sta cosa, sinceramente. Vista tosta, la moto non scende velocemente in piega, quindi devo fare altre modifiche purtroppo. Non ci siamo. Sembra la nostra Ducati ci dà un mare di problemi con le regolazioni, per cui ci troviamo sempre in difficoltà. Infatti abbiamo finito un gioco, insomma, Necromunda, ma ve lo sconsiglio, non veramente. È stato bruttissimo. L'ho mondato perché sinceramente non ne voleva proprio la pena di impegnarsi. Abbastanza brutto, quindi vabbè, io vedremo poi se qualcuno avrà qualcosa da ridire. Eventualmente li toglieremo, vabbè, non c'è problema. Le
default il canale Twitch mi portava la traccia rap. Io non è che proprio sono più da rock, ma comunque è gradevole, insomma, vediamo un po'. A me la musica piace tutta, per cui ci sta. Vedremo. Volevo un po' vedere questi brani musicali, insomma, ero curioso, però insomma, li stiamo ascoltando in diretta, live, per la prima volta, insomma, con voi. Però spero che apprezziate la grafica, insomma, che esce, ho messo meno invasiva possibile. È un pop-up di 40 secondi, abbiamo passato 40 secondi di pop-up, insomma. Non dovrebbe essere estremamente invasiva. Ma la moto qua non ci siamo, non siamo proprio. Entra molto in ritardo in curva. Proprio più che in percorrenza, proprio in ingresso è il problema, per cui andiamo in genere di pista. Vediamo i meccanici, gli ingegneri allenarsi attorno al pilota, sicuramente sta rilentissima per indirizzare il lavoro del team. Vediamo che succede, vediamo se migliora la moto. La sua moto è... Speriamo. Speranza di non trovarsi con un mattone. Forse ci siamo, forse ci siamo. Vediamo un po'. Proveremo anche questa musica di Spotify, vedremo se è all'altezza. Al momento non sono arrivate delle opzioni pubblicitarie, io non ho intenzione di pagare 10 euro a Spotify, sinceramente, ma perché lo utilizzo poco, io utilizzo più la musica di YouTube, sinceramente. Mi trovo meglio, fate video, ma mi trovo proprio meglio anche come qualità, però... Attenzione, eventualmente magari troveremo pure una playlist per YouTube, ma vediamo, insomma, vediamo. L'importante è che siano tracce, insomma, che non siano coperte da copyright per Twitch. Dubito che però questo video poi lo potremo mettere su YouTube, no, saremo a vedere. Vabbè, penso che poi sarà difficile, ma... Ma poco mi importa in questo momento YouTube, mi importa di Twitch, quindi... faccio comunque difficoltà, vabbè, comunque saremo a vedere. Allora, comunque è una pista tosta. Vedete, proprio abbiamo fatto difficoltà e anche in uscita, vabbè, ma un po' rovinati. Bitch, not west side. Make sure you get my best side. That new McQueen, my necktie. Chain cloudy like I'm Brett Favre. But I'm done with the friends. Leave it to Whitney to count on my bands. Blowing my money, it clutch my hands. She tell me I'm pretty, I'm coming in my pants. Pants from France. The more on my shoulder, the riggier the hoes. So my pieces got pieces for me and the mama. Shorty keep calling, she sweeter than mocha. But every 2 months, she come over for closure. I'm with it. Do you see me? I get it. Shot to the shit, not timid. Know your place and don't say shit. Shit, go get your face. Live.
fuck up out my face, bitch. Let me tuck my chain, yeah, 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 yeah. Please don't speak my name, yeah, 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 yeah. Bitch, get out my frame, yeah, 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 yeah. Bitch, get out my frame, yeah, 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 yeah. Comunque la sto tirando, sto cercando di capire io il tempo che posso fare con questa, con questo setup, ma talmente facciamo una fatica boia nella, nelle curve veloci. Ho bisogno del tempo di riferimento perché sennò non capisco. Abbiamo recuperato un secondo, vabbè, ci sta, però tempo ancora lentissimo. 52 non mi sta bene, non mi sta bene. Ok, torniamo al box. Vediamo pilota ingegneri che concordano. Qua percorrenza entrata, percorrenza anche in uscita, quindi può essere fondamentale per migliorare il tempo. Andiamo di nuovo a dire le modifiche finché non troviamo la quadra. Attorno al pilota sicuramente sta riportando il 2 su 3 e andiamo a mettere pure la terza. È sempre la stessa, spiega lenta, sale in curva, funzione, agevolezza, spiega lenta, a posto. Ok, ok, vediamo un po'. Andiamo a vedere giusto l'eco. Vediamo come si comporta. Il cambio della mescola. Abbiamo in questo momento, mettiamo quella consigliata, sinceramente. Abbiamo un hard al posteriore consigliata e una M al, quindi mettiamo quella consigliata. Andiamo a vedere un attimo però per quanto riguarda gli obiettivi. Vabbè, proviamo così e poi vediamo di cambiare ulteriormente, insomma. Ma peraltro non ci dice la techette, non ce le dice, per cui che vedevo di. Ecco adesso 2 su 3 che significa? Che abbiamo fatto le hard, penso mancano, che la soft abbiamo fatte, forse o le medie o le so, o le. Medio le hard probabilmente, quindi vabbè, proviamo a vedere così come va. Dobbiamo scendere sotto l'1.52 che è un tempo un po' vergognoso. Abbiamo Binder, ok, vabbè. Beh, un po' il posteriore perché abbiamo bisogno di più di controllo di trazione, purtroppo. Al momento è così. O magari regoliamo un po' il gas, però diciamo, facciamo un po' di fatica. Sono sempre con un pad e non con una manetta, per cui è un po' difficile regolarlo proprio di fino. Binder ci dà dentro e magari lui sta tutto a posto, no, ci butta pure per terra, vabbè, qua sopravvivenza, maledizione, vabbè, no. Ora faccio io cosa fare, ok, fatto.
Vedete che non ci abbiamo più, magicamente non ci abbiamo più la traiettoria, però probabilmente forse era l'obiettivo, quindi ok, quindi abbiamo capito che in realtà non è la configurazione del gioco, ma è quando abilitiamo quell'obiettivo lui ci dà la traiettoria. Ok, vabbè, ci sta, ci sta, l'importante è saperlo, però non me l'ha mai capitato fino a mo. Ok, vabbè. Dobbiamo decollare un po' meglio l'elettronica, un po' meglio l'elettronica, assolutamente. Eccolo di ritorno. Vediamo chi se ne frega, perché veramente qua dobbiamo trovare. Vabbè. Vabbè, un attimo, test gomme va bene, attacco al tempo va bene. Ma no, questa è la qualifica, però attenzione, ancora non siamo in qualifica, quindi andiamo, andiamo sull'EQ, andiamo a mettere un po' di cosa cosa ci consiglia, no, però non tutto. No, l'assetto qua dice non dobbiamo aumentare un po' il controllo di trazione e lasciamo tutto così. Ok, andiamo a vedere come si comporta adesso. Male. Almeno vabbè, staremo a vedere. Il nostro giro lo proviamo. Sentiamo il controllo di trazione che è molto molto invasivo, però vabbè, vediamo, vediamo un po'. I tempi non ci danno ragione. Un secondo. Ci fa molto piacere andare sul Mugello, ma poco che abbiamo la moto così. Moto italiano, pilota italiano, moto italiana e pista italiana, che succede? Un attimo, se è andato tutto nero, bagnaia, sta a posto. Certo, poi stranamente la, quando andiamo in gara a moto si aggiusta, vabbè, comunque non poter pensare male, la moto va apposta, va male, però quattro secondi ragazzi, cioè mamma mia, come devo fare 4 secondi. No, no, guardate, perdiamo. Più andiamo avanti più perdiamo, vedete? Vedete, vedete? Cioè, non è possibile, non è possibile. Ok, vabbè, 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 vabbè. Eccolo, ti ricordo.
dettaglio può essere fondamentale per migliorare il tuo futuro. Andiamo a vedere l'assetto manuale, lui che cosa ha combinato qua. Ma non ho cambiato niente. Non credo che sia questo il problema, è proprio cambiato interruzione. Vedete come ce l'ha tolto ancora di più. Quello consigliato, però. Proviamo lo stesso, se ci frega. No, abbiamo sempre trovato la quadra, siamo già dove la troviamo. Non lo so. Torniamo alla regolazione di prima. Torniamo alla regolazione del di tu di Portimao, che è veramente stato uno suicidio. Proviamo quella di Portimao. Proviamo. È stato cambiamento delle tracce. Vedo che va più in piega, vediamo. Porca miseria, attaccata. Vabbè. Io non provarmi, io veramente cazzi, grandi cazzi, non riusciamo. Comunque è lenta. Ma non me la ricordavo così lenta la moto, sinceramente non mi sembra sta piando per il culo, non mi ricordo così lenta la moto la prossima. A parte che lui gli basta un 1,56, noi che pretendiamo un po' di più, un po' troppo forse, ma vabbè. No, la staccata è porca miseria, cioè mamma mia. I know it pissed you off. I've been crying in my white cell. In my St. Louis, I know.
vabbè, non ce la fa più di tanto. Probabilmente con la morbida va meglio, nonostante quella consigliata sia la ad posteriore. Secondo me con la morbida va molto meglio. Sì, assolutamente. Sì, non c'è paragone, no? No, arrivato a questo punto è inutile continuare qua. Un attimo. Ah, abbiamo finito il tempo, vaffanculo, allora ciao, ti vedo. Le prove libere sono terminate mentre i piloti. Vabbè, finiamo sto test gomme, mettiamo un po' un attimo, andiamo su un giro di pista. Prendiamo le gomme. Ah, fra l'altro, wow, vabbè, che vedevo di qua un macello. Succede, che succede con la traccia musicale? Ecco. Pareva se non peggiorava la situazione, eh? Ti pareva? Tu pensi che non può andare più niente storto per la legge di Murphy? Riusciremo a fare 2 minuti e 2, eh? Bro, andiamo a vedere. Andare delicati, delicati più possibile. Curva tosta a destra, molto tosta, però insomma riusciamo a farla tutto sommato, più o meno. Se riuscissimo a prendere i punti di coda perfetti potremmo migliorare il tempo, ma di tantissimo. Purtroppo non ci riesco, non so che da dirvi. Qua sbagliamo pure male. Sì. Qua si fa più... Oggi non facciamo sconti a nessuno. Ragazzi, indovinatissimi, secondo 7, 58, 59, mamma mia, incubo proprio. Comunque stiamo sbloccando l'obiettivo, vedete che... Però... Ma di un millesimo, signori? Guardate un attimo il tempo passo di gara e guardate il tempo che ho fatto io. Un millesimo. Per un millesimo. Vabbè, comunque... che con la discesione in curva, con la moto che... settata una merda.
Fa sempre un miracolo riuscire a trovare il setup corretto. Pazzesca sta cosa. E poi potrei anche trovarlo su internet, però è soggettivo lo stile di guida, cioè. Beh, non è che secondo me non lascia il tempo che trova. Però magari un consiglio da un team più esperto. Non lo so se c'è. Non lo so se un team di esperti si mette a giocare a MotoGP e non a lavorare per MotoGP. Però magari sicuramente tra milioni di persone qualcuno volenteroso c'è sicuramente. Non lo metto in dubbio. Comunque vabbè. Niente. Devo fare, signori, questo è quanto. Abbiamo. Vabbè, vedete. Fanculo, totalmente fanculo. Che te ne fa? Ci spostiamo! Non abbiamo manco salvato, ma niente. Allora, a parte la mescola, che se ne fotte sinceramente, perché mi sto soffrendo. Vediamo quella consigliata. Uno innanzitutto, no, un attimo, vediamo un posteriore che ci consiglia. Ok, semplicemente già così vorrebbe essere. Ok, la mappa 2. Ok, vediamo così, signori. Dai che forse abbiamo la quadra. Dai, che forse ci siamo. Dai che mi sento pompato, dai che ci siamo, dai che me la sento, dai. Beh, ci sta. Spettacolo prima di tutto, quindi va bene, l'importante è cerchiamo di fare tutto il resto un po' meglio. Vedete i tempi? Vedete i tempi in alto a destra? L'intertempo? Ma perché bisogna trovare la quadra, signori, ve l'ho detto, è un problema di setup, non è un problema di manico, almeno in questo caso. Poi non metto in dubbio che sono top player migliori di me che con MotoGP, attenzione, non prendiamo il cordolo più di tanto, andiamo un po' più interni, ok, per poi piegare. Vai. Quindi non metto in dubbio che saranno top player più forti di noi, però insomma, noi ce la giochiamo come possiamo. Poi se c'è qualcuno che ci vuole sfidare, ben venga, insomma, magari ci darà una lezione, va benissimo così. Abbiamo settato l'inglese come lingua nello streaming, ma in realtà stiamo parlando in italiano, per cui va bene così. Noi andiamo a recuperare un secondo, forse di più. No, di meno. Di più, vai. Ok, abbiamo recuperato un secondo e 30. Però facciamo schifo lo stesso, signori. Porca miseria, non immaginavo. Vabbè. 2-2 non è sufficiente. Tra l'altro non è che
Mir si è molto allontanato da noi. Diciamo, se ci impegniamo un po', forse lo andiamo a prendere, ma la vedo dura. Dobbiamo andare proprio di fino. Scegliere, non così. Signore, che vedevo di. È tosto. È un po'. Sofferenza questa parte della gara, o meglio della, diciamo, delle prove. Porca. No, non riusciamo, bisogna staccare molto prima. Bisogna staccare praticamente molto prima. Che devo fare? Non è un buon segno. Porca miseria. Che vuol dire? Rimanere un po' più vicino al cordolo? Ma la vedo dura con questo obiettivo, è impossibile, eh? Impossibile. Ma io se staccate mi sto impazzendo. Ok, andiamo forte e cadiamo, oppure andiamo a allargare la traiettoria. Andiamo lenti, ci superano pure in Coriola, quindi boh. Credo che dobbiamo cercare di andare un attimo a parlare con l'ingegnere di pista. No, problema della curva proprio. Io sono andato bene. C'è fermento nel box, ingegneri meccanici si avvicinano al pilota per capire cosa cambiare sulla moto. Proviamo progressivamente, invece di mettere tutte e tre, proviamo una dopo l'altra e vediamo se riusciamo. Magari una delle tre andrà bene, o tutte e tre le modifiche, vediamo. Vediamo adesso in uscita di curva che succede. Adesso in uscita, insomma, vediamo un po'. Allora, l'ingresso va benissimo. Ci siamo. Vabbè, siamo noi che un po' deficienti qua, però perché è abituato con quello di prima, l'assetto di prima. Poi faccio un po' difficoltà quando si cambia assetto a resettare. Però i tempi ci danno ragione, quindi spingiamo perché ne vale la pena in questo caso. Thought it was green, I guess I ain't get the memo. Don't understand how you're just willing to let go. Lì dobbiamo cercare un po' di essere più precisi. I can't escape my broken brain, they're following me. All those mistakes I know I made. Ok, i brani sono abbastanza fighi, abbastanza recenti, insomma, mi sembra, no? Poi voi leggerete, insomma, in basso a sinistra i nomi dei brani, credo. Poi vi vedrò sto VOD, insomma, cerchiamo se mi arriva uno strike, se mi arriva qualcosa. Noi facciamo le cose secondo le regole. In più di questo non so che fare. Comunque, ok. Qui abbiamo mezzo secondo di vantaggio che perdiamo subito.
manco il tempo di sbattere gli occhi. But I can't move on, maybe I'm too sentimental. Oh, I crashed the rental, trying to... Beh, dai, dai, ci siamo? Ci proviamo? Dai, ci proviamo? Meglio che abbiamo fino a mo, quindi, oh, ottavo, meglio di niente, però... And it's all I think about. You were my home, now I'm homesick. Girl, when you told me you had to go. Credo che bisogna, abbiamo bisogno un po' di accelerazione, secondo me. Adesso ci siamo. Eh sì, abbiamo bisogno un po' più di accelerazione. Qua un problema, vabbè, comunque, vabbè, ok, abbiamo capito più o meno, capito più o meno il problema, ma... Diciamo che più o meno riusciamo a starci dentro, più o meno, con difficoltà, ma abbiamo perso praticamente, no, un secondo, madonna, ma non capisco... di migliorare, ma giustamente perdiamo tantissimo. Secondo me abbiamo una mappatura di potenza schifosa, secondo me. Vediamo un po' se è così. Andiamo al box. Sembra che per il momento andiamo al box, andiamo in genere di pista, andiamo nell'assetto manuale. No, non so. Che fare, ragazzi? Andiamo sotto manuale. Diciamo che abbiamo un problema guidato, scusate. Abbiamo un occhio di frenato, l'accelerazione. Vabbè, proviamo. Ci proviamo. Fino adesso tutte le gare abbiamo avuto ragione, ma alla fine la moto era super performante. No, vediamo un po'. Cerchiamo qua di non farla così, perché sennò non ci dà il giro. Vediamo sto giro. Siamo in difficoltà, che vi devo dire, ragazzi, non lo so. Un po' pioggia, ma stando Quartararo salì a 2-2 e nessuno lo smuove da là. Cercando di non esagerare, sto cercando di... non so. Fa le pieghe pulite, tirate il posteriore che perdiamo a causa elettronica, ma o facciamo così o proprio si superano pure le carriole. Vabbè, perdiamo tantissimo. Perdiamo un secondo, ma no, ragazzi, mi sto scazzando proprio, incredibile. Una coperta corta, andiamo a cambiare qualcosa da un lato e peggioriamo dall'altro. Adesso secondo, quanto stiamo? 2 minuti 1, 2 minuti e vaffanculo, 2 minuti e vaffanculo stiamo.
vabbè, non ci siamo, non ci siamo. Non so che fare. Oh, di mattina ogni volta che provo MotoGP mi va sempre di sfiga. Porca miseria, non so perché. Fa una macumba quando cominciamo MotoGP. Un dito magico. Non so che cosa dobbiamo fare. Cambiare pilota sarebbe un'opzione, ma che al momento non abbiamo. Darei volentieri il mio pad Elite a qualcuno che sa giocare in questa casa, ma purtroppo io sembra al momento si rifiutassi fare lo streamer. Io ho fatto tutto questo per lui, ma lui se ne sbatte la ciolla. E vabbè, che dobbiamo fare? Recuperiamo qualcosina, attenzione, magari il dio motociclistico ci vuole un attimo bene, forse no. Andiamo a staccare, cerchiamo la piega, attenzione lì, veramente è come correre sulle uova, camminare sulle uova, perdiamo tutto. Forse dobbiamo farla un po' più rapida quella maledetta curva, quella chicane, quello che sia, non so manco più dove sto. Sto a Mugello, sto in un campo di fiori andando a cogliere l'erbetta e i girasoli. La musica non c'entra nulla, non è che proviamo a togliere un po' di elettronica, però la moto sarà scomposta ancora di più, non lo so. Qua stavamo migliorando, ho detto no, invece vabbè, perché vabbè, what you call it, I left all of my demons on red, not a problem in wake up. Messo in gioco su Twitch, vabbè, sto mettendo tutto, ma mi rendo conto che gli ostacoli non sono tanto nella tecnici, complementare qualsiasi cosa con molta, io dovrei fare il tecnico di uno stream famoso, perché io in pochi minuti riesco a implementare quello che voglio in OBS, però è proprio il problema che ormai 47 anni ho dato tutto, io insomma questo ho chiamato il canale Game Over, io già sapevo, ho dato tutto e insomma purtroppo avrei dovuto streamare 10-20 anni fa, quando i riflessi erano migliori, quando non lo so, mai purtroppo, che vedevo di, penso che si chiuderà questo capitolo entro breve, ma ha avuto ragione pure l'altro giorno uno a sfottermi di remuba, mi rendo conto, ma cioè, un po' non me ne sbatte manco il cazzo, perché Mub, scusami, abbi pazienza, arriva a 47 anni e poi dopo vediamo, quindi scusa la polemica, ok, comunque però effettivamente i problemi ci stanno. Che possiamo fare?
po' di maneggevolezza ci vorrebbe, però. No, se togliamo più trazione di così ci troviamo col culo per terra, già lo so. No, ci troviamo col culo per terra ogni curva. No, vabbè, la musica, vabbè, l'audio, vabbè. Non è facile gestire questa cosa perché la voce di Guido Meda non si riesce a sentire, vabbè, chi se ne frega, ragazzi. Non è. Cioè, tanto dice sempre le stesse cose, quindi. Non è quello il problema. Non è Guido Meda, la voce di Guido Meda non è il problema. E quindi. Ok, ora se è bassa trazione, ragazzi, proviamo. Bassa trazione, sia accelerazione, non lo so. Penso che una esclude l'altra, comunque, probabilmente. Un'altra cosa che non ho messo, per esempio, gli overlay per quanto riguarda gare, beats, ragazzi, no, non ce la faccio, cioè. Purtroppo è il sistema in cui sono entrato, purtroppo, devo dirvi la verità, non mi piace, quindi se pure Twitch mi dovesse bannare non ci rimare male, sinceramente, anzi penso che mi farebbero un piacere, un favore. Perché a me non piace proprio questo sistema di Twitch con i beats, non mi piace. È un voler spillare i soldi a voi utenti e non è giusto, secondo me. Capisco per quanto riguarda l'abbonamento Prime, quello sì, sono d'accordo, perché comunque alla fine Prime è un servizio utile, vi arriva la roba velocemente. Inoltre, comunque potete vedere un sacco di film, serie, televisive. Comprare cose a prezzi buoni, insomma, quello su Amazon io non ho niente da dire, lo uso tanti anni, ma veramente, cioè, non può, cioè, poi comunque Amazon mi ha cambiato delle DDR difettose dopo un anno e mezzo, praticamente, quando io ho chiamato, se non mi sbaglio, Kingston, comunque l'azienda, non mi hanno cagato de pezza. Invece Amazon, ho parlato con l'operatore, mi ha cambiato, insomma, sono arrivati in 24 ore le DDR nuove, due banchi si erano fallati, o uno, quello che sia, e quell'altro poi l'ho tornato indietro. Quindi Amazon rimane per me il numero uno, inarrivabile da questo punto di vista. Quindi il problema è purtroppo che Twitch è di Amazon. E per quanto riguarda quello che ha messo in piedi, cioè i beats, a me non piace sinceramente questa cosa dei beats. Che ve devo dire? È una mia opinione, come sempre quando esprimo queste cose ripeto e sottolineo che è una mia opinione,
magari sono io che non ho capito, può essere, sapete com'è, a certa età. Però a me sembra invece che sia un modo per spillare soldi agli utenti, a voi utenti, e in qualche modo per, diciamo, no, certo è una donazione, non è obbligatoria, e quindi da un lato, ecco, diciamo, diamo al Cesare quel che è di Cesare, e quindi non è obbligatoria questa cosa, per cui non vi obbliga. Mentre invece io sono d'accordo molto con gli abbonamenti, con le sub, perché comunque, diciamo, potete seguire quella persona e potete evitare di avere pubblicità, insomma, in qualche modo, insomma, finanziate quello streamer in qualche modo, e quello in più non avete la pubblicità nel live. Secondo me quello è un'ottima cosa, quindi lì no. Ma sui beats, signori, qui non ho fatto, ci avevo pensato di fare beats leader eccetera eccetera, però è un incentivare questa cosa, e non mi voglio rendere complice, sinceramente. Ho 47 anni, ho comunque un figlio qui, insomma, vabbè, è un altro da un'altra parte, ma lasciamo stare, è dolore di gioventù, purtroppo, che non ho possibilità neanche di crescere, vabbè, ma comunque non vorrei parlare di queste cose intime personali. E comunque da padre, io sinceramente non mi va che voi giovani ragazzini andate a spendere i beats su Twitch. Poi la sub ci sta, una ci sta, cioè, io preferisco che voi usiate Prime, perché vi ripeto, con Prime avete tutti i vantaggi, quindi pagate Prime, avete i vantaggi dei film, i vantaggi delle serie, i vantaggi del fatto che vi arriva la roba a casa, e vantaggi di sconti, insomma, Prime Day eccetera eccetera. In più, diciamo, potete regalare l'abbonamento a uno streamer, quindi penso che non ci siano svantaggi in Prime, i beats, ragazzi, io la penso così. Quindi se mamma Amazon deciderà di bannarmi, ci sta, però io vi ripeto, per me è uno spreco di soldi, non ci vedo proprio, però ripeto, magari, però che streamo da un mese e mezzo e forse per questo non ho ancora capito l'utilità, io non ce la vedo sinceramente. Però anche perché se poi si crea una competizione, chi ha donato di più, ragazzi, non va bene. Chi vi chiede beats, anche Twitch stessa ci ricorda, noi streamer, di chiedere beats, di non avere paura di chiedere beats. Io no, nel mio canale non sentirete mai parlare di sì, lo faccio in modo scherzoso, ragazzi, perché comunque alla fine, se voi li comprate, li avete comprato, insomma, li gestite come meglio credete. Però di incentivare questa cosa, di chiedervi beats, no. Nel mio canale no. Quindi, detto questo, la moto fa schifo, non vi sto a dire come potete migliorare. Poi finiamo queste prove, poi mi stacco un attimino, facciamo un breve beat stop. Vorrei fare live più brevi, non voglio stare 4-5 ore seduto, ragazzi, anche per problemi di salute. Insomma, poi chi mi segue, mi vuole seguire, io comunque qua il problema è che la moto non riesco, non so che farci. Infatti stiamo girando 2.6, abbiamo girato anche 2.4, vabbè, però che volevo dire. Infatti mancano 3 o 3 minuti. Siamo un disperato tentativo ai box, proprio disperato. In the bed, I try my best to clear my head, but I can't never do that at all. I can't go back to the past, and I don't wanna.
to be the bad guy, but I think I might have to. I'm stuck like a statue. You say I don't see you, yet I'm looking right at you. I'm done with the attitude, I'm not even mad at you. She say I'm a hero, I know she don't think that's true. Took a step back, what does it look like from the outside? And to be honest, I don't want that bachelor last guy. I try my best, but I still end up for my last life. It's never gonna be a right time. And you can blame me if you want, but that there won't ever be a next time. I take it, never take the next fight. I won't be nothing like the next guy. Had all my eyes out inside in the back. I try my best to clear my head, but I can never do that. Ragazzi, io fra l'altro metto in pausa la Spotify list, quindi riprenderemo anche da qua come brano musicale. Stiamo esplorando questi brani, vedremo, insomma, io ero curioso di sentirli in qualche modo, il tempo quello è, quindi li sentiamo in diretta, in modo che li sentiamo anche insieme. Quindi ragazzi, grazie di tutto. Fra l'altro non ho fatto partire manco la sigla iniziale, quindi vi do tutto adesso e quindi ci aggiorniamo a breve. Grazie a tutti, a dopo, grazie, ciao. Face inside my hoodies.